Benvenuti, buon pomeriggio a tutti voi. Apriamo le porte di questo primo incontro di una serie promossi da CDO Opere Sociali qui al meeting dal titolo Vedendo, abbracciamo e incontriamo. Non si sente. Allora, riparto. Benvenuti e buon pomeriggio a tutti. Non si sente. Apriamo le porte di questo primo incontro di una serie promossi da CDO Opere Sociali qui al meeting, dal titolo Vedendo, abbracciamo e incontriamo, belli dentro. Attraverso questi incontri vogliamo mettere a tema come lo sguardo aperto sulla realtà ci spinge a cambiare, a costruire per abbracciare i bisogni sempre nuovi che incontriamo nella nostra vita di tutti i giorni, al lavoro, nello studio, in famiglia, con gli amici, nella società in generale. La lettera di presentazione del meeting di quest'anno sottolinea che la persona può rinascere solo in un incontro però pienamente umano, perché apre all'io una prospettiva di bellezza, un desiderio di pienezza, un'urgenza di verità e di giustizia che da solo l'io non si sarebbe mai sognato, non si sarebbe mai immaginato. È per questo che abbiamo invitato questi nostri amici che con le loro storie fatte di abbracci e di incontri ci possano testimoniare che l'amore alla realtà riguarda in fondo tutti e su questo ci riscopriamo compagni di cammino, compagni di viaggio. Abbiamo qui con noi, per fare un pezzo di questo percorso assieme, parlando di disagio minorile, Don Claudio Burgio, fondatore e presidente dell'associazione Kairos e cappellano del carcere minorile Beccaria, Gianluca Guida, direttore dell'Istituto Penale Minorile di Nisida di Napoli, Felice Iovinella, architetto di professione e responsabile del laboratorio edile del carcere di Nisida, e la famiglia Santuari, Roberta e Rossano, dell'Associazione Famiglie per l'Accoglienza. Benvenuti e ciao a tutti voi. Iniziamo con Roberta e Rossano. Ci racconteranno di come sono stati di fronte ai bisogni che la vita misteriosamente gli ha messo davanti. Roberta, Rossano, come siete cambiati abbracciando i tanti bambini e ragazzi, veramente tanti, che avete accolto nella vostra famiglia in questi anni? Allora, io sono molto emozionata e spero di riuscire a raccontarvi senza commuovermi. Ho scritto perché altrimenti non credo di non riuscire ad arrivare alla fine. Allora, proviamo un po' a raccontarvi di noi, di chi siamo. Siamo sposati ormai da 26 anni e tanti anni fa, 20 anni, per un desiderio che avevo io, soprattutto io nel cuore, e che mio marito ha secondato in un secondo momento, solo quando ho conosciuto una famiglia di famiglie per accoglienza, abbiamo iniziato a aprire la porta di casa nostra, e questa cosa ci ha prodotto un gran bene per la nostra, per noi due, per la nostra famiglia. Sì, io di mio sono stato resistente per un po' di tempo dopo il matrimonio all'idea di aprire casa. Dopo molti tentativi anche relativamente discreti di Roberta di sensibilizzarmi al tema dell'accoglienza, un giorno mi ha fisicamente spinto contro un banchetto libri di Famiglie per l'Accoglienza, questa associazione che c'era anche da noi in regione, e così sono stato costretto a conoscere questa famiglia di referenti che avevamo da noi. Da lì è nata un invito semplice a una cena da loro. E è stata una cena assolutamente normale. Io mi ricordo che non hanno provato minimamente a convincermi di quanto fosse interessante o bella l'accoglienza. Ricordo molto poco sull'argomento. Quello che mi colpì e che mi colpisce ancora oggi, ma che mi colpì di loro,
era il modo di guardarsi tra di loro, tra marito e moglie, il modo di guardare i figli, i loro rispettivi lavori, il parlare delle cose con un'attenzione anche rispetto a noi che non conoscevano, che potevano, insomma, eravamo ancora dei ragazzini relativamente. E io rimasi colpito da questo essere guardato. Innanzitutto mi sentii oggetto di preferenza quella sera, tanto che tornando a casa in macchina dissi a mia moglie: beh, se questi qui sono così perché accolgono, allora può cominciare a interessarmi. E da lì è andata avanti una storia che dura fino a oggi, di compagnia e di sostegno. Ed è proprio vero che quando uno si sente guardato così a qualunque età, quando sente un bene su di sé, riparte, oserei dire rinasce. E perché non è guardato per il proprio temperamento, per la somma dei pregi e difetti, ma semplicemente perché c'è. E questo lo rende prezioso agli occhi di chi lo guarda. Per me è stato così. Quando lui si è convinto, da quando lui si è convinto, è partita un'avventura, a volte faticosa ma interessantissima, che ci ha portato negli anni ad accogliere, oltre ai nostri 4 figli di pancia, e altri 19 bambini tra ragazzi e bimbi. Attualmente in casa siamo noi con i nostri 4 figli. 8 anni fa abbiamo adottato una meravigliosa bimba con la sindrome di Down e 4 affidi stabili, in più 2 affidi semiresidenziali che vengono da noi alcuni pomeriggi e il fine settimana. E non so bene da dove iniziare a raccontarvi, allora parto dalla fine, dall'ultimo grande regalo che abbiamo ricevuto. Qualche mese fa mi ha contattato un assistente sociale per chiedere se come associazione avevamo una famiglia che fosse disponibile ad accogliere i pomeriggi e il fine settimana 2 fratellini africani di 3 e 5 anni per problemi lavorativi della mamma. E io ho mandato la segnalazione agli amici, ma nessuno rispondeva a questa segnalazione. E la cosa mi stupiva, perché secondo me erano proprio 2 bimbi meravigliosi, e continuavo a girarmi dentro e dicevo: ma possibile, noi in casa non abbiamo il posto. Mi sembrava un po' strano che nessuno rispondesse a questo tipo di bisogno. Finché, dopo un'ennesima telefonata con l'assistente sociale, lei mi dice: guarda, andrebbe bene anche solo il fine settimana, perché la mamma deve lavorare dal venerdì, finita la scuola materna, fino alla domenica sera. E allora lì mi si accende una lampadina. Ho iniziato a pensare: forse a questo bisogno possiamo rispondere noi, forse qualcuno ci sta ancora chiamando anche in questo momento e ci chiede di rompere la nostra misura. Ci sembra che siamo a posto così, e invece forse c'è la possibilità di aprire ancora. Allora ho chiamato mio marito, che di solito è un po' più cauto di me. Sì, ascoltandola mi viene da sorridere, perché se non è la prima è la seconda, la terza in qualche modo sfonda. Di fatto i posti letto non li avevamo, però esistono i lettini pieghevoli. E per me pensare ai fine settimana immediatamente non era così di slancio, perché comunque in qualche modo il fine settimana un attimino si recuperano le energie, e non ce la potevo fare. Mi sono detto: non ce la si può fare. Poi la cosa strana è che qualche giorno dopo, mentre ero al lavoro, mi sono proprio fermato a pensare: ma che cosa obietto? È vero che in questi anni il buon Dio a me ha donato proprio molto di più in umanità, in rapporti e in gusto nel fare e nel vivere le cose, di quello che avrei gustato io rispetto ai miei piccoli desideri di ordine. A me piace la programmazione, mi piace la tranquillità, un po' borghesotto, diciamo. Peraltro, a dire la verità, è ancora il mio primo istinto, però ho capito che non potevo non guardare a quello che ci è successo negli anni, di quanto io ci ho guadagnato. E così come l'evento più emblematico, andando indietro negli anni, è stato quanto ci è accaduto 8 anni fa,
Quando ho ricevuto una telefonata di un giudice con cui avevo a che fare per lavoro, che stimavo, che sapendo l'esperienza mia associativa di famiglia per accoglienza, ci ha detto ci sarebbe una situazione di bisogno di una bambina con la sindrome di Down abbandonata in ospedale, di cui non si è trovata ancora una famiglia adottiva, e se quindi magari nell'associazione poteva esserci qualcuno che poteva essere disposto. E io ero abbastanza perplesso, ma per educazione, per stima di questa persona, ho detto guarda, non credo che abbiamo nessuno insomma in questo momento tra noi, che siamo tra l'altro anche pochi in regione, però ho detto sento mia moglie che faceva un po' da segreteria locale, e così almeno facciamo una segnalazione, vuoi mai insomma qualcuno magari potrà rispondere. Quindi ho chiamato Roberta, che come avete capito è pericolosa, e un minuto dopo cioè le ho spiegato la situazione così un po' velocemente, stavo aspettando l'uscita di scuola dei miei figli, dopodiché ho capito dopo questa imprudenza di telefonata che ho fatto tesoro negli anni di stare molto attento, metto giù il telefono, lei un minuto dopo mi richiama, pensavo io che si fosse dimenticata qualche informazione, mi dice ma perché non la prendiamo noi? La mia risposta è stata il silenzio, altrettanto pericoloso, perché 10 secondi di silenzio equivalgono a assenso, ma è stato un vero assenso, ho detto perché no? Perché è vero che mi sembrava che tutto quello che il Signore ci aveva donato dall'inizio in poi, intanto per me, proprio per come sono fatto, avesse sempre avuto dentro la caratteristica di un grande rispetto per come sono io, un'attenzione ai miei tempi, non mi ha mai chiesto qualcosa di più grande di quello che avrei potuto portare, quindi perché dubitare che quella volta lì sarebbe stato diverso? Quello che si è generato da quel sì è stato un regalo assoluto per noi, i nostri figli, la nostra famiglia e non solo, tanti amici credo. Non siamo stati noi ad accoglierla, ma è stata lei che ci è stata donata come veramente un dono prezioso, così come tutti poi. Ho imparato che queste forme sono quelle con cui Dio ci preferisce. Occorre solo dare tempo e fiducia per accorgersene. E un'altra cosa che mi sta molto a cuore è stato quello che ho imparato nella prima accoglienza con cui abbiamo iniziato, che è durata circa 10 anni, con un bimbetto che portava delle difficoltà, soprattutto all'epoca, ci vedeva poco, saltava di qua e di là, aveva un ritardo che lo portava ad essere in difficoltà su molti aspetti, ma a me la difficoltà più grossa era la preoccupazione che non si facesse male. E cosa che ho imparato da questo? Lui veniva da noi 2 pomeriggi con la cena, 2 pomeriggi alla settimana, quindi una cosa relativamente sostenibile, però appunto saltava un po' dappertutto, io ero un po' ansioso, lo sono ancora, ma all'epoca molto di più, e quindi temevo proprio di restituirglielo rotto ai genitori. E allora in cui il padre venne a prenderlo, tra l'altro una splendida persona, ma fisicamente più di 2 metri, africano, che mi compare davanti alla porta le prime volte, insomma a me dava un po' di soggezione, e io glielo consegnai la seconda volta proprio dicendo tra me e me, l'ho trattato bene, ne ho avuto cura, non si è rotto, quindi gliel'ho dato in braccio. Dopodiché ho chiuso la porta e quando loro se ne sono andati via io mi sono girato verso i miei 2 figli che allora avevano 6 anni circa mi pare e 3, e che stavano giocando, e lì ricordo che sono stato proprio folgorato dalla considerazione che anche loro non erano miei come io pensavo, che anche loro mi erano stati dati da custodire. Io fino allora non che avessi pensato cose negative, anzi desideravo per i miei figli tutto il bene, desideravo che crescessero educati, affettuosi, disponibili, generosi, insomma tutte belle, bei pensieri, però in fondo era come guardarli desiderando che crescessero a mia immagine e somiglianza. E da lì in poi, certamente con cadute, però molto più chiaramente, ho potuto guardarli, abbiamo tentato di guardarli proprio come una cosa diversa da noi, e mi ha permesso anche in seguito, anche in anni recenti, di guardare al mistero che è la loro diversità, la diversità che sono da me, e guardarla con curiosità, cominciare a pensare di voler guardarli
con un po' di timore e tremore per le loro scelte, senz'altro, però pensando a chissà cosa il buon Dio ha in serbo per loro. E ho capito che bisogna proprio fare il tifo per i figli, che ciascuno si senta preferito. La stessa assistente sociale che stava seguendo questo bambino ci ha chiesto dopo se eravamo disponibili a prendere in affido un altro bimbetto di 8 anni, e abbiamo detto sì, e piano piano io ho conosciuto la sua mamma, con la quale ho ancora un rapporto veramente meraviglioso, e lei mi ha proprio insegnato cosa voleva dire voler bene, cosa volesse dire voler bene, perché lei stava soffrendo di una forte depressione postpartum della terza figlia, e lei continuava a chiedere all'assistente sociale di aiutarla. Lei continuava a dire: io ho paura di far male a questi bambini, aiutatemi, prendetemeli e fatemi curare. E a me questa roba mi sconvolgeva, perché dicevo: io che sto curando suo figlio sto imparando cosa voler dire voler bene, come che me lo stava insegnando lei, come si fa veramente a voler bene ai propri figli. E per me è stato proprio evidente che anche i miei figli hanno bisogno di un altro, non hanno bisogno solo di me, e anch'io sono così, e questo è stato proprio un regalo, e un regalo che mi ha fatto questo nostro primo affido tutti i giorni, insomma. In modo dopo non calcolare, allora l'affido abbiamo iniziato a capire che ci interessava molto e che ci faceva scoprire parti di noi che non sapevamo di avere, che era bello tirar fuori, ci stava insegnando tanto. Allora mano a mano abbiamo aperto ancora la nostra casa, e mai mettendo a tavolino un'idea, ma man mano che le circostanze ci chiedevano abbiamo cercato di verificarle. Prima di tutto in un confronto tra noi due, e poi con i nostri figli e con gli amici che ci erano vicini, per capire se era un bisogno a cui noi potevamo rispondere. E sicuramente rompere la nostra misura e affidarci alla misura di un altro ci ha fatto sempre crescere e guadagnare in umanità. E una decina di anni fa stavamo accompagnando una ragazza madre molto giovane che a un certo punto ci ha chiesto di prendere in affido la sua bimba che aveva 9 mesi e che era splendida, e noi eravamo tutti protesi a dire sì, pensavamo a dove mettere il lettino, a come occuparci intanto che la mamma si ripigliava di questa bimba, e invece il Signore ci chiamava da un'altra parte. I servizi poi hanno fatto in un'altra scelta, e una mamma che era ospite della casa d'accoglienza dove lavora mio marito continuava a chiedere che noi potessimo prendere in affido il suo figlio, che allora aveva 8 anni, era un ragazzino con delle belle fatiche. E la mamma era disperata per le marachelle che combinava. Marachelle è un termine abbastanza simpatico. E alla fine abbiamo deciso di accogliere questo ragazzino, che è stato con noi 5 anni. E sono stati 5 anni molto molto difficili e pieni però di significato. Quando è arrivato già manifestava tanta inquietudine, e se da una parte sembrava che godesse del nostro clima familiare, dello stare con noi, ma dall'altra faceva veramente fatica a stare alle condizioni, alle relazioni quotidiane che noi gli proponevamo. Via via il suo desiderio di strade più facili lo ha portato un po' a seguire le orme dei suoi parenti. Ha iniziato con lo spaccio, con i furti, con le rapine. Ho trovato in casa, non riconoscendola per mia ignoranza del fumo, insomma buttandolo nel composter. Abbiamo iniziato tutto un periodo un po' difficile e che ha proprio rotto la nostra misura.
Dopo un anno di queste fatiche, lui ha deciso di andarsene, io mi sono messa davanti alla porta per farlo restare, ma lui mi ha proprio detto: spostati che non voglio farti male, e se n'è andato. È l'ultimo anno di questa storia, che poi recentemente è ripartita riprendendo contatti, in particolare con Roberta. Quest'ultimo anno lo avevamo speso a credere di poterlo salvare, tra virgolette, ma insomma eravamo tutti intenti a metterlo sulla strada giusta, perdendo di vista sia molte altre parti della nostra vita e della nostra famiglia, ma anche il senso dell'accoglierlo, che non era innanzitutto riparare qualcosa o salvarlo. Dalla sera della sua partenza, dopo un momento di grande dramma e disorientamento, Roberta è una bravissima cuoca, fa grandi numeri, per 2 giorni non ha fatto da mangiare, quindi è stato, ricordo, l'unico episodio nella nostra storia. Abbiamo però dovuto guardarci in faccia e guardare che cosa stavamo guardando rispetto alle ultime fatiche, e chiederci se veramente credevamo che, così come Dio ce l'aveva insistentemente messo in casa, perché è stato, come dicevo, una grossa insistenza, ma oggi, in quei giorni successivi, nei tempi successivi, forse non gli avrebbe tenuto una mano sulla testa rispetto al bene che comunque quel ragazzo lì era. E abbiamo dovuto scommettere tutto sul suo disegno, con la S maiuscola, e non sul nostro. Per noi è stata un'esperienza davvero radicale, perché fino ad allora, forse in qualche modo, in qualche rimasuglio di angolo, anche di apprezzamento e di orgoglio, uno dice: beh dai, tutto sommato è andata anche bene. Invece lì è stato proprio riconoscere che il primo bisogno era quello di guardarsi, di accogliersi l'un l'altro, e questa è stata un'esperienza da cui in qualche modo non siamo più tornati indietro. Ormai sono 5 anni che lui è andato via, e molti dei quali lui li ha passati in carcere minorile, in comunità, e uscendo, provando a richiamarci, poi non si faceva più trovare, e ci siamo visti qualche volta, fino a qualche mese fa, quando lui ha ripreso i contatti e ci ha richiesto aiuto. E non è che adesso si fa ancora sentire, poi per qualche periodo sparisce, poi perde il telefono, ma ancora una volta si è mostrato. Per me è stato evidente che il tentativo di bene che noi abbiamo fatto con lui, sicuramente abbiamo sbagliato tanto, non è stato dimenticato, e che il Signore aspetta e compie il suo sì, rispettando però la sua libertà, e continua a lavorare dentro di me, dentro di lui, come continua a lavorare dentro di me, e che non ci abbandona, e che il desiderio di bene che ho io lo ha proprio anche lui. E fargli compagnia così come si può, da lontano, ma fargli capire che noi ci siamo, fargli sentire che noi ci siamo, è proprio un punto interessante anche per me, perché ricorda anche a me chi sono e cosa desidero nella mia vita. E l'ultima cosa che vorrei raccontarvi è cosa è nata da una semplice richiesta, anche apparentemente fuori luogo, che abbiamo provato a considerare, dandogli credito e guardandolo piano piano mentre si svelava. Qualche mese fa, a febbraio, sono stata contattata da un assistente sociale di un ospedale che ci raccontava di una bambina di pochi mesi, gravemente disabile, ricoverata in un reparto di ospedale da sola. E ci chiedeva la disponibilità, come famiglia per accoglienza, di coprire qualche turno di assistenza durante il suo ricovero, perché ci ha sempre lasciata sola e non viene stimolata. Poi sarebbe stata dimessa e trasferita in un centro specializzato per bimbi disabili.
Noi come famiglie per accoglienza accogliamo bambini, accogliamo ragazzi, ci facciamo compagnia in questo, ci sosteniamo nell'accoglienza dei parenti anziani, insomma ci aiutiamo in tutto quello che è accoglienza. Questo non è che sia proprio un nostro uno degli aspetti fondamentali, insomma, della nostra associazione. Però ci stiamo confrontandoci con degli amici, abbiamo deciso di provarci. Siamo andati da questa assistente sociale, siamo andati a conoscere la bambina e abbiamo dato la disponibilità di coprire 2 giorni in settimana, cioè di fargli compagnia 2 giorni 24 ore su 24. Abbiamo mandato una mail e io ho iniziato a fare i turni per far compagnia a questa bambina. Per 2 mesi, io non ho mai fatto assistenza, per 2 mesi miracolosamente la bimba è stata coperta 24 ore al giorno. E io che facevo appunto questi turni in fogli anche un po', insomma, i turni non proprio precisi, ho dovuto addirittura chiedere a qualcuno di tirarsi indietro, perché non era un bene per questa bambina vedere tutti questi volti e decidere un po' di alcuni di metterli un po' meno, alcuni di metterli un po' più, e tutti avrebbero dato una grande disponibilità. E anche in ospedale si chiedevano: ma chi sono questi che con questi volti lieti vengono a fare assistenza a questa bimba? E le signore delle pulizie che entravano dicevano: noi questa camera la puliamo meglio, perché qui si respira un qualcosa di particolare. Finché questa bimba ha trovato accoglienza, invece che andare in un istituto, ha trovato proprio affido in una famiglia che stava facendo assistenza in ospedale. E il bene che questa famiglia aveva ricevuto, come il bene che tutti i volontari, insomma, avevano ricevuto, era molto di più di quello che avevano dato. Questo ci ha insegnato proprio a prendere sul serio le situazioni, a prendere sul serio le persone che ci vengono incontro. Perché? Perché è proprio l'occasione per noi di una crescita. E perché rompere la nostra misera misura, che magari avremmo proprio usato per stare nella realtà, ci ha poi sempre svelato una corrispondenza che non pensavamo, che però era desiderata. Forse non sapevamo neanche desiderarla, ma poi si capiva che uno desiderava proprio quello. E ci si accorge del centuplo quaggiù, che esiste il centuplo quaggiù, che non è un'invenzione, ma che uno proprio impara a guardare e a vivere in maniera più bella, dentro la sua fatica, le sue miserie, ma è più lieto. E tutti quei piccoli sì e grandi che noi osserviamo, insomma, vicino a noi, nella risposta ai bisogni più o meno grandi che incontriamo, è proprio evidente che donano a chi dice sì una ricchezza veramente inaspettata, e nello stesso tempo aiutano a crescere nell'altro un desiderio che magari non sapeva bene davvero, che era nascosto in un angolino, ma che aiuta anche l'altro a ridestarsi. Grazie. Continuiamo. Grazie Roberta, grazie Rossano. Ora vedremo un breve video che ci introduce nella realtà del carcere minorile di Nisida a Napoli. Guardiamolo assieme. Thank you.
Felice ci racconterà la sua esperienza nel carcere di Nisida attraverso il laboratorio edile di cui è il coordinatore. Ci racconterà come il recupero di spazi inutilizzati, a volte abbandonati, diventa, grazie all'impegno e al coinvolgimento dei ragazzi che ha incontrato, che ha accolto, un'occasione per far scoprire loro il senso del bello e del bene. È di fronte a questa esperienza, vero Felice, che tu hai a volte veramente visto il cuore di alcuni di questi giovani riaccendersi di fronte e attraverso la bellezza. Ma ritorniamo al video che abbiamo appena visto. Chi è l'autore e cosa c'entra con il carcere di Nisida? L'autore è, innanzitutto, buonasera. L'autore è un argentino, Francisco Bosoletti, che ha fatto diverse opere nella città di Napoli, anche in quartieri come Scampia, Secondigliano, e grazie a Giuseppino Ottieri è venuto, ha intercettato la realtà di Nisida, visitando il laboratorio che coordino io, dove i ragazzi lavorano, ha deciso di donare, stando con i ragazzi, ascoltando dei racconti, intercettando le tensioni dei ragazzi, di fare questo tipo di dipinto. È una delle tantissime occasioni che accadono a Nisida, di gente che viene dall'esterno e che ha a che fare con i ragazzi. È l'occasione che 7 anni fa è capitata anche a me di andare a Nisida e cominciare questo laboratorio, dove i ragazzi imparano il mestiere di muratore. Stiamo recuperando la parte più vecchia di Nisida e i ragazzi in qualche modo acquisiscono anche delle tecniche di restauro. Avete visto le pareti imbiancate, la pavimentazione. È un cantiere ad impatto zero. Tutto quello che troviamo che è scarto viene recuperato per farne pavimentazioni, davanzali, intonaco. Devo fare un passo indietro raccontando di come sono arrivato a Nisida e come ho conosciuto il direttore. Un mio carissimo amico, nel marzo di 7 anni fa, dice: guarda, ci incontriamo per caso in un'occasione. Dice: guarda Feli, io dovrei cominciare un laboratorio, una cosa nel carcere minorile di Nisida, ho intenzione di coinvolgerti, poi quando sarà, insomma, ti chiamerò e ti farò sapere. Passano un po' di mesi, una sera mentre io rientravo al lavoro, questo amico mi chiama e dice: Feli, ti ricordi, io ti avevo parlato di quella cosa. Dico: sì Raffè, mi ricordo che mi avevi parlato di quella cosa. Dice: senti, io purtroppo sono fuori Napoli, il direttore del mio consorzio di formazione pure è fuori per lavoro, domani abbiamo un appuntamento con il direttore di Nisida. Dico: abbiamo chi, Raffè? Dice: abbiamo tu, domani devi andare al carcere di Nisida perché dobbiamo incontrare il direttore, che abbiamo già in qualche modo. Dico: guarda Raffè, io domani potrei anche andare, però cioè, che cosa devo dire? Dice: guarda Feli, mo è un po' complicato spiegarti quello che abbiamo già. Tu domani vai, qualsiasi domanda il direttore ti fa, rispondi sì e non ti preoccupare. La mattina mi metto in macchina, il traffico della tangenziale, un casino incredibile, arrivo a Nisida, che conoscevo io per la canzone di Benna. Nisida è un'isola e nessuno lo sa. Nessuno lo sa perché negli anni 40 è stata legata alla terraferma attraverso un pontile. Per cui faccio le stradine dell'arrivo fin su, arrivo in portineria, dico: guardi, io avrei un appuntamento col direttore. Dice: ah, ma lei, l'architetto, il direttore la sta aspettando. Per cui mi presento nell'ufficio del direttore. È piacere, sono Felice Ioinelli, il direttore. Ah, io la stavo aspettando. Allora, quando è che cominciamo? Mi fa lui. Dico: guardi, ma penso a breve.
dice, noi perché cioè, abbiamo già fissato delle cose con l'equipe educativa, avremmo in qualche modo anche già individuato dei ragazzi da far partecipare al laboratorio, sono i ragazzi di questa fascia d'età, per lei, lei che cosa dice? Dico no, per me va benissimo. Dice, ma lei ha già avuto esperienza, domanda difficilissima, ha già avuto esperienza di lavoro in un carcere? Dico sì. Immediatamente penso, dico, mo che esco, casomai chiamo gli amici di Padova, quelli che sono, dico, casomai dovesse chiamare, dite che sono stato da voi, perché altrimenti ci facciamo una brutta figura. Comunque il direttore mi dice vabbè, visto che è tutto a posto, entriamo, le faccio conoscere i ragazzi. Entriamo, posso, lascio telefonino, eccetera, eccetera. Entriamo, il direttore chiede al capoposto di riunire i ragazzi che avrebbero poi preso parte al laboratorio. E mi presenta, dice, ragazzi, questo è il vostro nuovo maestro di edile. I ragazzi, ma allora quando cominciamo? Noi siamo pronti. Guardate, noi dovremmo cominciare, penso, nel giro di un paio di settimane. E chi deve aspettare? Noi dobbiamo cominciare subito. Per cui, insomma, si crea tutta questa situazione. Io a rispondere sempre sì. Lascio, saluto il direttore, i ragazzi, esco fuori, prendo il telefono, chiamo il mio amico, dico, guarda Raffè, io ho fatto come mi hai detto. Tu mi hai detto che dovevo rispondere sempre sì, io ho detto sempre sì, disponibilità massima, ma tu che intenzioni hai? Dici, no, guarda Felì, non ti preoccupare, perché noi dobbiamo fare un corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, vale a dire dobbiamo proiettare delle slide sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Dico, guarda Raffè, è sicuramente una bellissima idea, figurati. Dico, però io ho conosciuto il direttore che ha le idee chiare, ho conosciuto i ragazzi che hanno le idee chiarissime, secondo me non funziona, perché non ci stanno seduti a vedere delle slide. Che dobbiamo fare? Dice, guarda, dobbiamo impiantare un cantiere, nel giro di una settimana cominciamo il cantiere, cominciamo con me che ho delle difficoltà, perché ero abituato ai cantieri normali, per cui arriviamo, chiamano i ragazzi, stiamo insieme, si contano gli attrezzi, per cui che dovete prendere? Ci servono i chiodi, ci servono il martello, ci serve questo, e quello che segnava gli attrezzi da utilizzare. Facevamo la giornata di lavoro, a fine giornata riconta degli attrezzi, perquisizione dei ragazzi, e a me sto fatto mi stava un po' stretto, per cui cercavo, insomma, di dire, guardate, ma non è che, visto che siamo noi, il direttore non c'è, non è che questa fase la possiamo saltare. Dice, guarda, impossibile, lei che lavoro fa? Di che faccio l'architetto, tento di fare l'architetto. Dice, noi facciamo gli agenti, qua si fa così. Io, vabbè. Per cui col passare dei giorni il fatto degli attrezzi, conta questo, conta quell'altro e tutto il resto, era diventata una fissazione pure mia. Dico, stai attento a dove lasci sta cosa, insomma, quest'altro dove sta. E tanto che la mattina, per arrivare al laboratorio, una volta entrato all'interno dell'istituto, si deve fare una piccola salita, e pregavo chiedendo alla Madonna, riguardo, Madonna mia, non fa succedere niente, non far perdere nessun attrezzo, che altrimenti qua restiamo bloccati, perché non farli fare male, non... Però mi accorgevo che questa cosa qua, pur vera, non era adeguata, insomma, veramente non era adeguata come domanda. Una volta capita questo, noi la prima parte del laboratorio di recupero è stata quella di togliere dal muro l'intonaco ammalorato, per cui i ragazzi con le martelline erano proprio, c'era proprio una festa, a buttare tutto giù. A questa fase necessariamente doveva seguire quella di ricostruire, e mentre nella prima tutti erano impegnatissimi
a tirare giù le cose. La seconda fase qualcuno ha cominciato a fare un passo indietro e io un po' deluso, però poi fondamentalmente ho pensato, dico, ma io pure io sono così, cioè in fondo quando devo distruggere, quando devo buttare a terra qualcosa sono il primo. Quando si tratta di costruire uno fa come un passo indietro. Ed è successo questo, che ho chiesto ad uno dei ragazzi che invece era molto, molto attivo di aiutare un altro. Dico, guarda, dagli una mano perché lo vedo. Dice, no Feli, non me lo chiedi, no, tu gli devi dare una mano, gli devi far vedere come si fa, vedi, sta in disparte e insomma non è bello tenerlo così. E accade che questo qui prende letteralmente per la mano l'altro ragazzo, intingono la mano nel secchio e comincia a fare il gesto di mettere l'intonaco al muro. Dopo un poco quello lì che stava in disparte mi viene a chiamare, dice, guarda, io ho imparato, vieni a vedere che ho imparato. E tutti e due vicini a lavorare. Perché dico che questa è stata la svolta? Perché è stata anche la svolta della mia domanda quando entravo al mattino per stare assieme a loro e affrontare una giornata di lavoro. Cambia la domanda nel dire, guarda, ma ripresentati di nuovo oggi, dai a me questa mano. E quindi è cominciata questa nuova fase. È bello. Una cosa che ho recuperato è la concezione del tempo stando con loro, perché i ragazzi di Nisida hanno ben presente il passato, perché coincide con il motivo per cui sono in quel luogo, con le ferite che si portano addosso, con i drammi che vivono, e fanno coincidere il futuro col momento della scarcerazione, della libertà. Saltano di sana pianta il presente, ed è quello che capita a me nel lavoro, con i figli. Cioè uno pensa al passato, pensa al futuro dei figli, al futuro del lavoro, perdo il presente, cioè perdo chi mi sta dando quella mano ora. E questo diventa una sfida per me e diventa una sfida per loro, tanto che la cosa bella di recuperare questa mano, di afferrare questa mano che ci viene continuamente data, è una cosa che cominciano a tenere presente anche loro, tanto che fanno a gara, magari quando ci sono le visite, a dire, guarda, questa parete qua, tra quelle che abbiamo visto, per questo il dipinto di Bosoletti è interessante, perché valorizza anche quel lavoro che fisicamente hanno fatto loro, e dicono, dice, guarda, ma io questa cosa qua l'ho fatta io, ho tirato su un luogo bello io che ho sempre vissuto in un luogo brutto, in un luogo dove neanche le guardie dovevano entrare, dove a nessuno deve venir voglia di venire. E invece accolgono le persone che vengono a fare loro visita, e quindi si recupera questa parte. Dove è reperibile questa bellezza? No, oltre ad un luogo fisico, questo bene che ci raggiunge è reperibile anche in un rapporto, in tanti dei rapporti che col tempo poi sono nati. Io, per dire di questo, leggo la lettera che mi ha scritto un po' di tempo fa uno dei... C'ho dietro quella là, la cartacea, quella là vera, l'ho trascritta, insomma, la leggo così come lui me l'ha mandata. Per il mio vero amico, ti voglio bene,
Carissimo amico mio, con tanta gioia ti rispondo alla tua lettera che mi hai reso contento dal primo giorno che sei venuto a Nisida e ti ho conosciuto subito. Abbiamo scherzato, sei una persona straordinaria, tua moglie e i tuoi figli sono fortunati di avere un padre come te. Felice, proprio oggi sono venuti i tuoi amici volontari, lì per raggiunti i limiti d'età è stato poi trasferito in una struttura per adulti, avevo chiesto a degli amici di andarlo a trovare e questo è accaduto. E sono delle persone simpatiche, vabbè, sono tuoi amici. Hai ragione, gli amici ti aiutano a non sbagliare, ma quando nasci e cresci in un ambiente difficile non li trovi amici che ti dicono questo non si fa, ma pian piano ho incontrato delle persone che mi hanno fatto capire che nella vita ci sono cose buone e che la vita è un dono di Dio. Sei l'unico che davvero ci hai capito, io ti ringrazio anche per quello che fai a Nisida per i miei amici e quello che hai fatto e fai per me. Fratello, con i tuoi amici sono stato bene e non so che dirti, sei davvero speciale. Un giorno ci dobbiamo vedere, non mi posso mai dimenticare di te. Io ti auguro tutto il bene di questo mondo e che Dio ti aiuterà per sempre, te lo meriti. Io qua sto bene, anche qui faccio delle attività e sto andando a scuola. Si è sempre detto chi trova un amico trova un tesoro, ma il tesoro sei tu, sei stato capace di entrare nelle nostre teste e nel nostro cuore, ogni volta che venivi ci davi forza. Sei una persona vera ed io ti sono grato, ora ti lascio con la penna e mai con il cuore, ti penso sempre e ti voglio bene, il tuo amico. Parlare di amicizia per dei ragazzi che conoscono solo altro è veramente un miracolo e al di là delle capacità che non ci sono, mi veniva da dire che veramente Gesù tocca il cuore di ognuno in qualsiasi condizione si trovi, tocca il mio di cuore, tocca il cuore delle persone che mi fa trovare sul cammino. E che vale la pena costruire dei ponti, perché uno si accorge che il progetto non è mio, però vale la pena seguire questa costruzione, perché mano a mano che questo ponte lo vedi sotto gli occhi, come il cantiere, come tanti, lo sguardo di tanti ragazzi, ci si accorge di essere voluti, cioè amati, e questa è l'esperienza che faccio in questo luogo. Grazie Felice, la tua bellissima testimonianza. Gianluca, chi sono quindi i ragazzi che popolano il carcere di Nisida? Quale sfida lanciano agli adulti e quale sguardo fa accadere la possibilità di un rapporto con loro? E su questo quindi come può l'esperienza carceraria essere vissuta non come una parentesi, un tempo da far passare il prima possibile, da dimenticare velocemente, ma diventare un'esperienza positiva, una possibilità di cambiamento, un momento decisivo della loro esperienza di vita? Allora Matteo, è facile dire che i ragazzi di Nisida sono i ragazzi di Gomorra, sono i ragazzi raccontati da quella serie televisiva, raccontati da quel romanzo, che sono arrivati agli onori della cronaca per le loro vicende criminali come i bambini della Paranza. Sono ragazzi che in questo momento fanno paura alla città, ma in realtà sono ragazzi che portano un bisogno forte dentro di loro. C'è un fenomeno giovanile in questi giorni che mi colpisce molto. C'è un rapper napoletano, si chiama Liberato, non so quanti di voi lo conoscano, forse i più giovani hanno sentito qualche canzone di Liberato. Liberato, secondo
una costruzione mediatica, sarebbe un ragazzo che esce da Nisida, non che è uscito, ma che esce per andare a fare i concerti dal carcere di Nisida. E questa cosa attira molto l'immaginario collettivo, e questo mi ha imposto la necessità di andare a conoscere le canzoni di Liberato, e quindi anche io le ho ascoltate. E mi ha colpito molto uno dei suoi pezzi forte, 9 maggio, uno dei pezzi che gli ha permesso di diventare famoso. Ecco, 9 di maggio, italianizzata il titolo, ha due versi bellissimi secondo me, perché è una canzone d'amore, nella quale Liberato dice, a un certo punto lo cito perché è giusto citarlo: per entrare nell'anima ci vuole un sospiro, per cacciare una lacrima ci vuole un respiro. Ecco, io penso che i ragazzi attraverso questi due versi ci stiano insegnando qualcosa alla quale gli occhi di noi adulti molte volte non arrivano, cioè attraverso le parole di Liberato loro ci hanno aperto lo sguardo sul bisogno della relazione. Per cacciare una lacrima c'è bisogno di entrare in relazione con l'altro. Per poter respirare, per poterci essere, c'è bisogno di sentire il respiro dell'altro. Allora, noi siamo partiti proprio da questo bisogno dei ragazzi di oggi, il bisogno di sentire le emozioni. L'immagine che avete rappresentato, che avete visto rappresentata da Bosoletti a Naidiumene, questo giovinetto, questa giovinetto che riemerge dalle acque, impara a gestire le onde, questi cavalloni che nell'immaginario dei ragazzi altro non sono che le loro emozioni. Ecco, noi abbiamo cercato di creare a favore dei ragazzi, in un contesto strano come il carcere, che è un luogo che priva della libertà, uno spazio nel quale loro potessero ritrovare la loro libertà di emozionarsi, libertà di esprimere le loro emozioni più profonde. E che cosa non può aiutare a esprimere le proprie emozioni se non la ricerca del bello? Allora, questa è una domanda che noi ci siamo posti tante volte in questi anni. È strano che la maggior parte dei ragazzi che entrano nella devianza, che entrano nella criminalità, vengano dai luoghi, dalle periferie delle nostre città, che sono quei luoghi in cui è privato il diritto al bello. Periferia non è soltanto un luogo geografico, ma indica proprio un luogo della marginalità, un luogo dove il diritto al bello, al bene, è istituzionalmente negato. Ed è un caso che proprio lì nascano le maggiori condizioni di disagio? Probabilmente no. Probabilmente quel diritto al bene e al bello, che è un essenziale per ciascuno di noi, a quei ragazzi è stato troppo prematuramente negato. Ecco, il bene e il bello. Io vedo qui nella fiera tantissimi ragazzi, tutti belli. Possiamo negare che questa generazione di ragazzi non abbia il culto della bellezza? Assolutamente no. Anche i ragazzi che mi sono di fronte stasera sono tutti curatissimi, sono ragazzi bellissimi, ma quanti di loro nella ricerca del bello rispondono in realtà alla ricerca di un bello effimero, un bello che è un outfit, no? È un modo di manifestarsi, di esprimersi bello. Ma quanto di questa bellezza viene dal vostro essere belli dentro? Dal vostro stare bene dentro? Ecco, nei nostri ragazzi questa è rimasta una domanda, perché
i ragazzi che arrivano a Nisida stile Gomorra sono tutti bellissimi, curatissimi, straordinari, ma nessuno di loro riesce a sentirsi bello dentro. Allora la restituzione del senso e del valore del bello per noi è diventata una priorità nel lavoro con loro. È per questo che, come vedete, avete visto nelle immagini alle mie spalle, in questi anni abbiamo cercato di restituire loro un contesto che, al di là della bellezza naturalistica che veniva da sé, perché il posto è di una bellezza straordinaria, restituisse ai ragazzi anche il loro essere belli in sé, belli dentro. Questo gli ha permesso di recuperare anche una dimensione di identità, perché io credo che ciascuno di noi, soprattutto nell'adolescenza, abbia avuto bisogno di sentirsi appartenere a qualcosa. Allora, appartenere alle nostre periferie non è gratificante. Appartenere a un carcere non è gratificante. Appartenere a un luogo bello, sì. Appartenere a un'identità positiva, sì. Allora, prima dicevo a Don Claudio, dico, per me stasera la sfida più importante è riuscire ad essere convincente per i ragazzi che ci sono qua. Si fideranno di me stasera delle cose che dico, di quello che stiamo provando a fare a Nisida? Io credo che loro partano giustamente da una diffidenza, che è quella che nutrono tutti i ragazzi che arrivano a Nisida quando arrivano. Diffidenza verso uno Stato che li ha traditi, perché li ha costretti a vivere in un contesto negativo, ma soprattutto diffidenza rispetto agli adulti che li hanno traditi. Perché quanti adulti hanno trovato nelle loro strade, a partire dal nostro ruolo di genitori, ad arrivare a quello di istituzioni, che non gli hanno saputo dare le risposte adeguate ai loro bisogni. E allora la nostra sfida era quella di provare a dargli una risposta alle loro aspettative, al loro bisogno di sentirsi belli, riconosciuti belli, perché belli dentro. E allora abbiamo provato a capire che tipo di risposta potevamo dare. Mi ha colpito molto la loro esperienza di genitorialità. Ecco, io credo che uno dei bisogni maggiori da cui noi partiamo è la nostra difficoltà a essere una società genitoriale, una società nella quale si riesce ad essere accoglienti e soprattutto adulti di riferimento, una società nella quale si riesca a esercitare il ruolo paterno, perché abbiamo visto che il ruolo materno è fortissimo, ma è complicato quello paterno. Qual è il ruolo paterno? Quello di chi riesce a trasmettere il valore delle norme, il valore della regola, quando la regola non è imposizione ma è senso dello stare insieme. E in questo in tanti abbiamo fallito, come adulti e come istituzioni. Il carcere si trova nella condizione paradossale di chi deve, in una regola imposta, quella della privazione della libertà, restituire senso a quella regola. E allora lavorare cercando di aiutare i nostri ragazzi a riscoprire le loro emozioni, la ragione delle loro emozioni, la rabbia che viene dalle loro emozioni. Perché nel momento in cui le loro emozioni affiorano, la prima delle emozioni che viene fuori è la rabbia verso i fallimenti, la rabbia verso le delusioni che sono arrivate da chi c'è stato intorno, e la capacità di non trasformare questa rabbia in violenza, perché questa è la cosa più naturale. La rabbia viene canalizzata in una violenza autodiretta ed eterodiretta, ma bensì in una capacità costruttiva, quella che raccontava Felice: distruggere, buttare giù, ai ragazzi viene naturale, è il ricostruire che diventa faticoso. Ed è quello nel quale noi ci siamo dati come istituzione, come equip di lavoro, la missione da portare avanti in questi anni, cercando di trasformare un servizio che è un servizio di privazione della libertà in un servizio di cura e di presa in carico della persona. Grazie.
Gianluca, in quello che ci hai raccontato emerge la consapevolezza, la certezza da parte tua che in un posto come Nisida da soli si fa ben poco. E ti volevo chiedere questo: chi sono stati quindi i tuoi compagni di cammino? E quanto è stato determinante per te in questa tua esperienza ultraventennale? Quanto è stato importante il tuo gruppo di lavoro, i tuoi collaboratori e la rete di rapporti che immagino con fatica nel tempo hai costruito attorno al carcere, che oggi è un modello da guardare? Allora, Nisida non è un modello, è un'esperienza. Un'esperienza che funziona per alcune cose e non funziona per altre. La nostra forza è stata all'inizio soprattutto quella di creare un gruppo che avesse come obiettivo centrale l'attenzione sui ragazzi. Abbiamo commesso tantissimi errori e siamo stati molto eterogenei nel nostro ritrovarci insieme. Le nostre idee non sono state sempre univoche, ma abbiamo sempre cercato di fare squadra, cioè di andare tutti nella stessa direzione e soprattutto di cercare di porci nei confronti, nella relazione con i ragazzi in maniera solidale. Tanto che fossimo operatori, quindi tanto con il gruppo educativo quanto con il gruppo del personale di polizia penitenziaria, con cui c'è stata sempre una forte sinergia, la capacità di potersi sostenere in ogni momento verso l'unico obiettivo che ci eravamo dati da portare avanti, quanto con la rete cittadina. Ecco, Nisida non vive in un contesto territoriale ricco, come accade ad esempio al Beccaria a Milano, in cui il territorio è molto presente. Da noi il territorio non ha risorse da investire sul carcere, anzi guarda il carcere come un problema. Questo però ci ha creato le condizioni per andare a realizzare una rete con il porta a porta, cercando attenzione da parte dei singoli cittadini e delle associazioni, ma soprattutto ci ha imposto il dovere di essere credibili ai loro occhi, perché se il nostro lavoro non avesse avuto un senso, la gente attorno a noi non si sarebbe affiancata condividendo l'esperienza e mettendoci anche del loro. Oggi devo dire però che la risorsa maggiore che sostiene il lavoro di Nisida sono proprio gli ex ragazzi, quelli che ormai hanno avuto un'esperienza, si sono allontanati, sono giovani, sono padri di famiglia, possiamo dire, ma non mancano di continuare a sentirsi legati alla loro esperienza, testimoniandoci che in qualche misura il nostro piccolo tratto di storia fatto insieme ha avuto un senso. E quello per noi è la spinta maggiore per continuare a lavorare in questa modalità. Grazie, grazie Gianluca, veramente. Continuiamo con Don Claudio. E Don Claudio, qual è la tua esperienza come cappellano di un carcere minorile e cosa ti colpisce di più di questi giovani? Oggi che cosa cercano i ragazzi nelle comunità che accogli, nelle comunità dove li accogli? E secondo te l'attuale sistema di supporto alle loro difficoltà, ai loro bisogni, rappresentato dai servizi alla persona pubblici e privati in tutte le loro sfaccettature, è ancora adeguato? E quindi quali sono le nuove urgenze ed emergenze che dovremmo affrontare nei prossimi anni? Tante domande, poche risposte, perché certamente accogliere questi ragazzi, incontrarli, è più una grazia per noi, è un'occasione d'oro per crescere. Quindi dico a chi è qui ad ascoltare, dico: non ascoltare basta, poi comincia a chiederti cosa posso fare, perché di accoglienza c'è un gran bisogno. È un'accoglienza che non è semplicemente data dall'entrare in una cella, dal fondare una comunità, ma è innanzitutto una coscienza collettiva, è il crescere dentro una possibilità di bene che si in qualche modo si attua in tanti modi. Anche crescere i propri figli è una capacità di accoglienza importante, una fecondità importante,
poi però anche aiutarli a guardare il mondo con un senso critico, aiutarli a saper discernere in mezzo alle tante situazioni, tante scelte che uno da giovane è chiamato a fare. Dal Beccaria, dal carcere, da una cella, che cosa vedi? Non è molto che sono 14 anni, sono sempre pochi, perché poi ogni storia è diversa da un'altra, sono ragazzi sempre unici, irripetibili. Però che cosa impari a guardare? Beh, impari a fare questa cosa qui, il titolo, a fissare lo sguardo su uno di questi ragazzi, entrare in quella cella, entrare in quella storia, entrare nella sua vita e imparare come ti chiami tu. Cominciare a capire qual è la tua identità. E un incontro è sempre questo, è qualcosa di inedito che ti permette di conoscerti innanzitutto. Questa è la cosa più importante, perché noi non è che entriamo al Beccaria o viviamo insieme in comunità per aiutare, per realizzare chissà quali grandi sogni. Noi abbiamo una comunità scassata, abbiamo i nostri amici che ve lo possono attestare. L'ultimo arresto è qualche giorno fa sulla spiaggia di Rimini, quindi torneremo uno in meno, ma il problema non è che noi possiamo salvare nessuno. La cosa però bella è che possiamo incontrarci e insieme conoscerci, insieme capire qual è il senso e la direzione del nostro cammino. Ognuno ha il proprio cammino. Quindi noi non, quando io entro in Beccaria so benissimo di non poter aiutare proprio nessuno. È una piccola, breve compagnia di qualche momento in cella insieme. È un raccontarsi, è una narrazione che inizia e poi non sai dove finisce, però con la netta consapevolezza che non è che puoi sprigionare chissà quale cammino di redenzione. Qualche volta accade, però non è certamente merito tuo. La cosa bella che vorrei passasse oggi è che nell'educazione di questi ragazzi è fondamentale essere insieme, noi adulti. Non è semplice, loro sono testimoni delle nostre litigate furibonde a causa loro, tra adulti, però ci vuole, come molti genitori immagino, no? Che poi non si trovano sulle linee educative, fanno fatica, però è fondamentale essere insieme. Quindi la storia della nostra comunità, per esempio Kairos, è la storia non solo mia, è la storia di tante persone che hanno fatto scelte direi coraggiose, folli, diciamo proprio, folli. Per esempio voi non la conoscete, loro sì, soprattutto le sue urlate, però Giusy, voi magari non la conoscete perché sta sempre in disparte, ma anche lei 20 anni fa è partita con 2 lauree, un lavoro come nella segreteria della Presidente della Regione, e poi si è licenziata, perché si fa così nella vita, no? Si è licenziata per andare ad abitare in comunità. Ecco, ci vogliono persone un po' coraggiose, ci vogliono persone, c'è anche qua Giuliana per esempio, che piuttosto stanno in strada, perché i ragazzi li incontri lì, non è solo chissà dove, nelle scuole, in tanti ambienti normali. Oggi tanti ragazzi sono sulla strada e lì bisogna incontrarli a volte. Ecco, allora ci vuole qualche persona adulta che abbia questo coraggio, questo sguardo e sia capace di entrare dentro la vita di questi ragazzi là dove sono. Se sono in una cella si parte da lì, se sono per strada. Però vi dico, accogliere non è affatto facile. Io non vorrei fare la retorica dell'accoglienza. Accogliere è difficilissimo. Perché? Perché quando tu incontri, come nel nostro caso, un ragazzo nuovo, tu devi ripartire sempre da zero. Quando mi sono ritrovato Massimo, che nessuno sa chi è, ma neanch'io ancora, quando ho incontrato Massimo fuori dalla mia porta della comunità, ho detto, oh, ma porca miseria, si ricomincia, ma e già intuivo quali potevano essere i problemi, eccetera. Ed è dura, infatti non è che mi sopporta lui, perché è stato un inizio difficile, non ci conosciamo ancora,
appena io sento l'odore di una canna mi girano subito le scatole, e quindi da lì bisogna ripartire sempre, dalla narrazione delle canne, dal fumo, dalle cose che non sopporti, perché poi vedi e hai visto purtroppo in questi 20 anni di comunità alcuni ragazzi non farcela per le sostanze, no? E quindi è difficile, però ok, quando si parte si parte. E l'accoglienza è qualcosa di molto complicato, perché ti scombina, ti rivoluziona, non ti fa stare quieto e acquietato con le tue abitudini. Allora devo dire che questo non è solo lo sforzo mio, di Giusy, di Giuliana, di Stefania che è qui e di tanti educatori, ma è lo sforzo anche dei ragazzi, perché sapete che i primi ad accogliere sono loro. Naturalmente quando io dico mettiamo questo ragazzo qui da voi in questa casa, non è che sempre sono felici, soprattutto perché i letti a castello è una cosa che conosciamo anche noi, anche di 3 piani a volte, e quindi non è facilissimo. L'ultimo è stato uno qua che, pur di essere accolto in una casa piccolissima, ha richiesto qualche spazio in più, e gli altri, devo dire, sono stati bravi e l'hanno accolto. Quindi questa è la cosa bella, che non è solo un'opera nostra. L'accoglienza riguarda tutti, riguarda anche i ragazzi, e quando tu guardi come loro accolgono e si accolgono, e allora impari anche tu e ci credi a questa cosa. Quindi ecco, per concludere, dico questo: abbiamo bisogno di adulti coraggiosi, di adulti folli nella carità, di adulti che sappiano guardare al bene senza voler essere gratificati da chissà quali risultati, perché la prestazione, il risultato è qualcosa che ci ammazza, ammazza le relazioni, ammazza i rapporti. Noi non pretendiamo in comunità di salvare nessuno né di arrivare a chissà quali traguardi. Quello che dico sempre io è facciamo meno danni possibili. Adesso per esempio dopo presenterò al direttore del carcere di Nisida l'unico ragazzo qua presente minorenne che è arrivato sanissimo da noi, e magari un giorno si presenterà, che è Rodrigo, che è il top della perfezione, e io sempre ho paura di rovinarlo, perché è arrivato piccolino a 13 anni e va benissimo a scuola, tutto perfetto, troppo perfetto, e quindi vedrai che ci saranno in casini. Io l'ho già previsto da 2 anni, quindi poi glielo farò conoscere. E quindi ecco, questa è la cosa bella, cioè aiutarci ad essere persone che ci credono. Questi ragazzi hanno bisogno di persone semplici, di adulti che sappiano contagiare, affascinare di bene tutti. Quindi non è che ho molto altro da dire, insomma, questo è un po' per dire che ne vale la pena, però ne vale la pena. Se noi siamo qua dopo 20 anni e ancora accogliamo, è perché siamo contenti di far questo, perché riceviamo tanto, perché sappiamo che l'educazione è qualcosa di generativo, e quindi mentre educhi vieni educato. È qualcosa che ci affascina, perché è una reciprocità, è una comunione, è qualcosa che ci permette di essere pienamente noi stessi e di abitare il nostro nome. E il nostro nome uno lo scrive e chissà poi dove va. Certamente io sono convinto che la storia di ciascuno sia una storia di bene, anche quando attraversa momenti difficili. Jan, che è qua davanti, dopo aver fatto 4 mesi da incubo, tornando in comunità, mi ha detto una cosa che all'inizio non mi è piaciuta. Mi ha detto: tu, Don, crei dipendenza. Giusto? Era la frase giusta. Ecco. E lui mi ha detto: è una cosa bella e una cosa brutta. La cosa bella l'ho capita, la cosa brutta è vera, perché noi dobbiamo lasciarli liberi questi ragazzi, devono essere se stessi, non devono dipendere da noi. Però nello stesso tempo è bella, perché vuol dire che tutti noi abbiamo bisogno di legami, legami veri, autentici, e questa cosa loro cercano sempre di rifuggirla, perché ogni legame è sempre comunque richiede sempre coraggio, richiede sempre una sfida, richiede sempre un destabilizzarsi. E quindi non dobbiamo aver paura di questi legami, di questa dipendenza sana.
poi purché non diventi una dipendenza non sana. Quindi Ian fra un po' di tempo uscirai ma messo bene, ecco. Quindi adesso non ci pensa nemmeno, però lui è ormai maggiorenne, però perché t'ha già beccato, ha già capito, c'ha l'occhio clinico, eh. Bene, grazie. Volevo farti un'altra domanda, se posso. Allora, intanto, com'è stato il tuo primo giorno al Beccaria? E in questi anni i ragazzi che hai incontrato come ti hanno cambiato? Sì, il primo giorno al Beccaria lo sanno in molti com'è andata, però lo ripeto, quindi ero con Don Gino Rigoldi, lui è il cappellano storico del Beccaria. Forse non tutti sanno che quando il mio vescovo mi ha presentato a Don Gino, l'inizio non è stato semplicissimo, perché Don Gino davanti al vescovo dice: vabbè, speriamo che non sia un altro pacco. Quindi lui è un personaggio, per cui mi ha accolto così, no? Come un potenziale pacco. E in realtà siamo amicissimi, andiamo d'accordissimo, ormai ci conosciamo da 20 anni, e lui si rivede in me, io mi rivedo in lui, siamo diversissimi ma siamo complementari. E quindi l'inizio è stato così, insieme con lui salgo ste scale del Beccaria, è un carcere a tutti gli effetti, dovete sempre immaginare, per me che non ero mai stato in un carcere, l'effetto è abbastanza comunque di agitazione, inevitabile. Poi era il Beccaria vecchio, con le pareti belle sgarruppate, con insomma delle robe, con 10 porte blindate prima di arrivare in una cella. Quindi insomma, un po' trepidante, arrivo al primo ragazzo, mi presento, gli dico: io sono Don Claudio, sono nuovo cappellano, sono un prete, tu come ti chiami? E la risposta folgorante fu: cazzi miei, ecco. E questo è stato il mio esordio al Beccaria, un esordio stupendo, ma lo dico seriamente, perché in un colpo solo, come sanno essere loro molto schietti, mi ha fatto capire questo, che tu non conti perché sei un prete, cioè perché hai un ruolo, è vero, hai un'autorità, non sei simmetrico al ragazzo, c'è una asimmetria di ruolo, però tu conti soltanto se ti metti in gioco come persona. E dopo qualche giorno me l'ha spiegato lui, mi ha detto: a me non mi frega niente se sei un prete, se sei il nuovo cappellano, a me interessa capire chi sei tu. E devo dire che dopo mi ha raccontato tutta la sua storia, non mi ha detto solo il suo nome, però la cosa è stata per me fondamentale, perché mi ha fatto capire che io non è che perché ho un'esperienza, perché sono un prete, perché sono un adulto e ho un ruolo acquisito, allora automaticamente entro a contatto con questi ragazzi. No, oggi come oggi, se vuoi incontrare questi ragazzi ti devi mettere in gioco, devi stare un po' con loro, devi entrare nei loro discorsi, devi ascoltare le loro schifosissime canzoni, perché guardate che sono tremende, ma non solo Sfere Basta, cioè mi sono dovuto comprare un CD che non dico neanche di chi è, pur di capire che cosa ascoltano, perché poi non è così evidente, devi entrare nel loro linguaggio. Noi per esempio, anche nel trasmettere la fede, parlo adesso come prete, noi abbiamo troppo il nostro linguaggio schematico, stantio, sempre quello. Ora loro sono per me una grazia, perché mi aiutano a entrare dentro il realismo del linguaggio, che per un prete è una roba da recuperare, perché se no tu pensi di aver fatto un grande discorso, una grande omelia, ma non hai detto niente, anche se sei stato lì 20 minuti, mezz'ora. Io ho imparato insomma a dire le cose come sono, non mi esprimo infatti benissimo come vedete, però penso di riuscire a parlare con loro, e penso che loro mi capiscono molto bene. Anche adesso siamo andati alla mostra del costruire e uno subito mi ha detto: lo sapevo, ho capito perché ci hai portato qui, perché c'è già
un contatto, c'è già, è ovvio che avevano già capito alcuni che io non intendevo certo la costruzione dei grandi edifici, ma è la costruzione della tua vita, che passa dal fatto che tanti concorrono a costruire la tua vita, non sei da solo, se no non tiri in piedi nulla. E allora c'è un linguaggio che passa attraverso anche i silenzi, attraverso gli sguardi. La vita comune è bella per quello, come la vita in famiglia, immagino, no? Perché non c'è bisogno di parlare. Gesù non aveva sempre bisogno di parlare. Io penso che se dovessimo rileggere il Vangelo a partire dai suoi gesti, forse il Vangelo sarebbe ancora più eloquente. Noi invece ci siamo un po' soffermati sulle parole, ma Gesù era uno che agiva innanzitutto. Quando incontra Zaccheo, dice il Vangelo, l'Evangelista, in tre verbi c'è tutto un itinerario educativo, tenete a mente, anche in famiglia. Gesù si fermò, alzò lo sguardo e poi disse. Molto semplice, per me questo è stato un metodo che ho imparato un po' dal maestro. Primo, fermarsi, non giudicare subito, non voler subito capire o già presumere di sapere. Quando io incontro loro, loro mi riportano per terra. Quindi è inutile che dica voi di Quarto Giaro, voi di Baggio, voi di qua. No, ognuno è unico e loro me lo ricordano. Quindi fermarsi, cercare di capire. Secondo, alzare lo sguardo, nel linguaggio biblico vuol dire voler bene, prendersi cura. Ecco, questa è la follia della carità. E terzo, gli disse. Le parole vengono molto dopo, molto dopo. E io penso che se anche la politica attuasse questo programma di Gesù sarebbe davvero fantastica, perché la politica, parlo della politica giovanile e di tutto ciò che riguarda le nuove generazioni, parla, parla, parla. Invece qui c'è bisogno di fermarsi e di agire, c'è bisogno di entrare dentro le storie e di costruire appunto progetti importanti. A volte noi educatori, genitori, insegnanti parliamo troppo e loro sono anche un po' stufi di ascoltarci. Siamo credibili e le nostre parole diventano importanti solo quando sono anticipate da una coerenza di vita, da un'azione che non sempre è perfetta, ma loro, vi garantisco, sanno anche curare le nostre imperfezioni, le nostre ferite. Grazie a tutti voi per quello che ci avete raccontato. Per me questi incontri sono con persone come voi, sono sempre l'occasione imperdibile che uno ha nella vita di ripartire con il proprio cammino. Grazie. Approfitto per ricordarvi che domani, sempre qui in Arena alle 17, ci sarà il secondo incontro dal titolo Vedendo scopriamo, il tema dell'accoglienza con un focus sull'immigrazione. E un'ultimissima cosa, fate una donazione per il meeting per sostenere quest'opera meravigliosa. È proprio tutto, buona serata, buon meeting a tutti.